Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Walt e questo è il secondo episodio di This War of Mine. Nel primo episodio abbiamo trascorso la nostra prima giornata all'interno di questo scenario di guerra, siamo tornati dalla razzia, abbiamo fatto un buon bottino e ora è giunto il tempo di passare al nostro secondo giorno. Allora, lui ha fame ed è stanco, io direi che Pavel può andare a mangiare. Lei ha dormito male, lui ha fame, ok? Allora, te intanto vai a scavare qualcosa. Poi manderemo a dormire Pavel. Lei la facciamo riposare. Ah no, lui dovrebbe riposare. Ha ancora fame, stanco. Magnatene un altro. Ho sentito parlare di gruppi aggressivi che si aggirano in quest'area. Ok, lo sappiamo tutti, carissima. Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Lui continuerà a scavare. Pavel lo mandiamo a dormire. Quindi lui è a posto. Ha dormito male, ha fame. Oh, del C, ottimo. Ottimo. Prendo tutto. Del cibo, ok. Lei scava, facciamoli un po' scavare le macerie. Allora, nel primo video che ho messo, che ho registrato, diciamo, non so perché, ma molto probabilmente hanno reclamato dei copyright sul video. Quindi non so ancora come comportarmi bene con questa serie. Ora vedremo questo come va. Allora, intanto mi avete consigliato di fare degli upgrade per le armi, per difendermi e quant'altro. Qui potrei scassinare e andare di qua però e scavare qualcosa. Però io voglio scassinare anzi questa. Lei sta scavando. A cibo non siamo messi malissimo, ma dobbiamo continuare a cercarlo perché è fondamentale. Ora, potenziamenti. Laboratorio migliorato. Produci. Pavel dorme e lei scava. Non so cosa andare a scassinare. Forse mi conviene scassinare questo. Per vedere. Di scassinare, se scassino questa posso frugare due cose. Possiamo fare così. Almeno è caldo. Ok, guardiamo cosa possiamo craftare. No, non lei. A volte mi sbaglio sempre. Allora, lei invece viene qui e apre questa. Te. Guarda un po' cosa possiamo craftare. Una sedia, una radio. Questa è tanta roba. Un congegno semplice che raccoglie il filtro d'acqua piovana necessario a cucinare e distillare alcol. Potrebbe essere contro Beh, questo non è assolutamente male. E lo produciamo. Lo piazziamo. Mai dire di piazzare tutto qua, vai. Posizione. Lei va a scassinare. Poi lui lo faremo anche cucinare. Così lei ora sblocca questa. Perfetto. E te vai a scavare qua. Mi piacerebbe dormire allora. Lei vuole dormire in un letto vero. Quindi Pavel andrà sicuramente fuori stanotte. Lei la faremo dormire sul letto. E lui si arrangerà un po'. Ok, questo è fatto. Ha bisogno di sigarette, ciccio mio. Cioè, non è che siamo proprio nell'albergo 5 stelle qui, eh. Cioè, Pavel si è alzato, lo mandiamo a frugare qua dentro. No, nessun potenziamento, voglio solo. Ah, ok, perché non ho i materiali. Perfetto, dove sta andando lui? Stanno. Non ha ancora fatto un cazzo, questo è già stanco. È chiusa a chiave. Ok, quindi lui ora va a cucinare, così mangiate.
Poi altri posti in casa da frugare, mi è rimasto quelli lassù. Quindi Pavel, prima che venga notte. Questo lo posso fare però. Ah, mi servono due di questi cazzi di legni per farli però. E non ne ho. Li posso fare. Facciamo due. Produci. Pavel lo mandiamo a scavare qui. Come cibo per ora non siamo messi male. No, 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 non mi sto sbagliato. Devi venire qua. A volte st'interfaccia qua è che palle. È un po' strana, eh. Allora, guardiamo qua. Questo doppio posso fare. Produci. Vieni qui. Uno di questi, il quale possiamo andare ha dormito male, ha fame, quindi lei la mandiamo. Dove sono le mie sigarette, figlio mio? Non so che dirti. Vabbè, prova a scassinarmi questo, vai. Ok, per ora va bene così. Lei ha mangiato, facciamo mangiare anche lui. Lui ha scassinato. Frughiamo. Ok, quello che mi. No, 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 mi sono sbagliato, scusa. Allora, quello che mi interesserebbe sapere è craftare delle. Vediamo cosa mi chiede di. Per upgradare. Perché ora non posso fare niente, giusto? Questo. Questa voglio fare. Ci permette di costruire attrezzi. Questo è importante. Quindi dovrei fare una razzia per legno e materiale. Poi qui sotto cosa abbiamo scavato? Quello è da scavare. Questo non abbiamo scavato. Vediamo se lei ce la fa. Lui sta scavando. Abbiamo quattro pasti per ora. Quindi possiamo farci almeno 2 giorni. Possiamo fare. Eccoci. La notte. Quindi lei dorme nel letto. Lui rovista. E te, che mi stai anche un po' sulle palle, Bruno, fai la guardia. Ora guardiamo dove andiamo. Scuola bombardata, una limitata quantità di cibo, montagne di materiale, un mucchio di. Potremmo andare qui. Perché a cibo stiamo bene. Dai, proviamo questa. Vai. Non mi porto niente. Non mi porto niente e stiamo andando a cercare delle parti legno. Parti meccaniche. Ho sentito dire che le lezioni erano in pieno svolgimento quando è iniziato il bombardamento. Ok. C'è subito uno. Perfetto. Diamo un po' una spiata qua. Se apro, lui viene subito giù. Piano. Mette una tensione sto lavoro qua. Devo salire, ma se salgo lì piglio degli schiaffi. Non c'è nessuno però. Che io vedo.
potrei intanto frugare qua. Proviamo a frugare anche qui e poi bisogna andare su, eh. Non è che finora è andata proprio benissimo questa... Però, cioè, vedendo io qua non vedo nessuno. È un po' su, eh. Ah, meno male, non c'era nessuno, infatti. Non c'è niente. Perché alcuni potrebbero essere tipo dei falsi. Potrebbero essere dei falsi. Dei falsi segnali, dei falsi rumori. Delle paranoie che si fa a lui. Qui non si vede niente. Proviamo a rovistare. Ci metterà una marea, perderemo un sacco di tempo e vabbè. In effetti giù. Deve ora venire su qualcuno e mi sfonda. Perché sto facendo un casino della Madonna. Tensione, c'è della tensione. Perché di qua poi cosa c'è? È grosso sto posto qua, dai. Potremmo scappare. Ci sono un sacco di posti dove finora non abbiamo trovato assolutamente niente. Comunque ragazzi, mentre aspettiamo la... che questo scava tra le macerie, vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. A me piace molto, è molto bello. E se avete anche dei consigli, degli utili consigli da darmi per il progress di questa serie, mi farebbe molto piacere riceverne. Ora, non vorrei che ci mettiamo tutta la notte per togliere sto... Ci possiamo tornare la notte precedente, però. Devo fare quello per gli attrezzi, quella pala l'avrebbe già tirato giù. L'abbiamo fatto, un cazzo, non c'era niente. Perfetto. Qui? Di qua non si può manco passare. Ah, dai. Iniziamo con qualcosa. Di qua non si può passare. Proviamo a scendere giù allora. E rimettiamo la scavare. Al massimo ci prepariamo la strada per domani, per la prossima notte. E lo so, figlio mio, che ci vuole un sacco di tempo, però dobbiamo resistere. Anche perché in effetti non so fino a quanto mi fa stare di notte. Sono le 3:30 di notte, quindi 3:40. Ah, vedi, fino alle 4 mi sa che mi fa stare. Boh, non so, non lo so, non ho mai fatto caso. Ah, perché di solito interrompevo sempre prima. Sono le 4, ma dai, fino alle 5, ancora un'oretta mi ci farà stare. Vediamo. Tanto questo rovi... Ah, prossimo upgrade. Quello per fare gli attrezzi per la pala. Non mi rimane molto tempo, devo tornare indietro. Ma non... Ah, scava, vai. 4:30, vedrai che verso le 5 forse staccherà verso le 5. Devo tornare indietro, scava e non spaccare la minchia, Pavel. Guardiamo qua. Ah no, qui c'è un'altra maceria. No vabbè, dai, bisogna tornare. Bisogna per forza tornarci. Sarà più difficile tornare. Ah, perché se non torniamo entro le 5 c'è qualche malus. Guardiamo un po' cosa
qualcuno ha fatto eruzione. È venuto qualcuno durante la notte e ci ha portato via tutto con la forza. Non ci credo, ma nemmeno è stato ferito. Qualcuno ha cercato di rubarci, non sono gli sciacalli. Così ci hanno feriti appena. È un peccato che non avessimo armi. Bruno è stato ferito. Tanto Bruno, cazzo, sei inutile. Se abbiamo avuto qualche problema. Cioè, Pavel, torni presto. Vabbè, lei il cibo. Per fortuna non ce l'hanno rubato. Già, Pavel dov'è? Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto, il secondo giorno è trascorso, ora vedrò di fare un po' mente locale su come affrontare il terzo giorno, perché la cosa si sta iniziando a fare abbastanza problematica. Vi ringrazio per aver seguito questa serie, per averla commentata. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Da Walt è tutto, ciao ragazzi, buona estate, fa un caldo tremendo, alla prossima, ciao.